Ciao a tutte e bentornate. Oggi facciamo un semplice tutorial veloce veloce per degli espositori per orecchini. Vi mostro qual è il tutorial che andiamo a fare, che è questo, quello che avete visto comunque nell'anteprima del video. Ho utilizzato uno stile abbastanza decappato, shabby, un pochettino diciamo vintage, ecco, perché io appunto lo voglio utilizzare come espositore per il mercatino e il mio banco, come ho detto molte altre volte, è fatto tutto in questo stile un po' così decappato, con un legno molto usato, molto vecchio, rovinato, e quindi ci sta bene. E mi è venuta l'idea perché avevo questo legno che non sapevo cosa farci, dovevo riutilizzarlo. Poi ho utilizzato del filo d'alluminio, pinza e colla, quindi una cosa molto veloce con pochi materiali. Questo è il disco che io mi sono già preparata, l'ho ricavato da un vecchio bastone per le tende di legno, carteggiato, quindi ho tirato via la vernice superficiale, che era comunque soltanto una vernice marrone. L'ho fatto tagliare da mio papà, perché lui è quello che fa queste cose, e io ho soltanto il dremel e oltretutto con poche punte. Me lo sono fatto tagliare di uno spessore circa di 2 cm, ho carteggiato un pochettino gli angoli per non lasciarli vivi, per far sì che non si rovinassero, si scheggiassero, e poi gli ho fatto praticare 2 forellini da circa 2 mm, ovviamente la misura del foro va in base al filo che noi utilizzeremo, al centro per poter appunto inserire le parti metalliche. Poi avremo bisogno di 2 segmenti di filo d'alluminio. Io in questo caso utilizzo l'alluminio, ma potete utilizzare del rame, dell'ottone. Tenete conto che per mia esperienza, al meglio, ho utilizzato anche del rame e dell'ottone, ma a lungo andare mi facevano ossidare le monachelle, quindi l'unico che ho notato che non le fa rovinare utilizzandole spesso è l'alluminio. È un po' più morbido come metallo, si deforma più facilmente, però con poche accortezze riusciamo a non rovinarlo e non rovina lui i nostri ganci degli orecchini. Quindi io vi consiglio l'alluminio, poi decidete voi anche a seconda di quello che avete in casa cosa utilizzare. Io in questo caso ho tagliato 2 segmenti da 12 cm per avere un'altezza media che è più o meno questa qua. Vedete, sono circa 4 dita. Se poi volete utilizzare per orecchini più lunghi, quindi che hanno una lunghezza maggiore, tagliate dei centimetri sicuramente in più, quindi anche 15, 16 o 17, perché comunque l'archetto porterà via della misura. Poi avremo bisogno appunto per tagliare il filo delle tronchesi, le pinze a punta conica e della colla. Io utilizzo questa Patex Gel, che poi è simile alla UU, sono colle molto adatte anche per utilizzare appunto per incollare le cose in legno. La prima cosa che vado a fare è appunto tagliare questi, poi prendo la mia pinza a becchi tondi, a becchi sì, comunque conici, le impugno a circa metà in entrambi, perché lo faccio contemporaneamente per averli uguali, i segmenti di filo a un'estremità, giro, mi scappano, e se voglio faccio un giro completo, quindi chiudo completamente un tondino, altrimenti lo faccio solo in parte. Arrivata ad avere un uncino, io preferisco non averli chiusi, li rimpugno e poi, mentre piego, a circa 2 cm, punto il dito e li porto in avanti. Facendo questo movimento creiamo una specie di ombrellino e praticamente i nostri due espositori, i nostri due gancetti sono pronti e sono quindi completamente identici. È un po' più difficoltoso se non avete molta manualità con le pinze, ma vedete che poi non è difficilissima, ecco, sta soltanto riuscire a modificare entrambe le due estremità in maniera uguale. Può capitare che un pezzettino sia più lungo e quindi una volta sistemati lo andiamo a tagliare con le nostre tronchesi per pareggiarlo. Ora arriva la parte più semplice di tutti, prendiamo la nostra colla e la facciamo colare dentro i forellini. Questa è un'operazione che potrà richiedere anche un paio di passaggi, perché quando noi andremo a inserire il nostro filo
quindi il nostro espositore, la colla si assesterà dentro, quindi voi lo incollerete, ma dopo un po' vedrete che questi sono un po' laschi, quindi li toglierete e rimetterete della colla e li inserirete nuovamente. Io ho fatto questo appunto per, ne avevo già fatti per fare appunto l'esperimento. Ora, contando che questo, diciamo che questa partita di colla sia sufficiente, se io li mollo vedete che si divaricano. Cosa faccio allora per tenerli belli dritti? Prendo quello che abbiamo tutti sicuramente in casa, una molletta per panni. La prendo e sono quelle che hanno questa parte seghettata, diciamo che quella che non fa scivolare il tessuto, e la prendo e impugnandoli ben dritti, ovviamente mi devo anche preoccupare del fatto che siano piatti qua, li blocco in questo modo. Vedete che non è nulla di difficile, e poi mettendoli in questa posizione li raddrizzo. Potete anche usare una colla cianoacrilica, però rischiate che si cristallizzi intorno alla base, e quindi le colle cianoacriliche sono l'attack, scusate, però cristallizzi intorno alla base e faccia quella fastidiosa patina biancastra intorno al metallo. Io vi consiglio di utilizzare appunto queste colle qua, Patex, Bostik, comunque queste colle gel, perché appunto sono anche molto, sono molto adatte per il legno. Io in questo caso ho utilizzato due volte la colla e l'espositore è abbastanza solido. Ovviamente io lo lascio così grezzo, voi potete anche decorarlo di nero, tutto d'argento, potete anche quindi pitturare poi il wire. Se avete una bomboletta, volete farlo colorato, mettete un cartoncino da qualche parte in esterno alla casa, mi raccomando non respirate i fumi, e pitturate tutto in un'altra maniera. Se utilizzate un legno abbastanza poroso, prima magari di pitturare vi consiglio di darci una vernice trasparente, anche quelle da decoupage, per far sì che la superficie poi rimanga bella liscia una volta pitturata. Potete fare ulteriori decorazioni con ulteriori fili, magari più sottili, metterci fiorellini, metterci quello che volete, questo sta a voi poi la decorazione, decidere quella che vi piace di più, quella che ben più si adatta, se volete utilizzarlo in un banchetto per il mercatino, o alla vostra camera, diciamo la cabina armadio se l'avete, dove poter tenere poi questi espositori in bella vista, che sono anche comunque carini come arredamento. Niente, questo era il tutorial, non è niente appunto di particolare. Ora magari ve lo mostro con degli orecchini che ho fatto, appesi, mi si è intanto spostata anche la light box, ottimo. Questi sono gli orecchini che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video creazioni. Spostiamo questo che deve asciugare e quindi questo è praticamente il risultato, che è oltretutto anche carino eventualmente se vogliamo utilizzarlo per fare delle fotografie. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, è semplicissimo, quindi alla portata di tutti, e fatemi sapere se lo fate anche voi. Un bacio, ciao a tutte!